Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video haul Shein. Prima di iniziare devo dirvi due cose. La prima è che anche questo video non è assolutamente in collaborazione con Shein, quindi tutto quello che vedrete, come anche l'haul passata che vi ho fatto, è tutto comprato e scelto da me. E la seconda cosa che vi devo dire è che anche questa volta non riesco a farvi il try on haul, questo perché sto girando i Vlogmas e quindi mettermi a fare anche le clip di tutti quanti i vestiti provati e indossati diventa un lavoro troppo lungo, ma dalla prossima volta mi impegnerò e ve li farò vedere anche indossati. Comunque, se siete interessati a vedere come vestono tutti i capi che ho preso, sicuramente nei Vlogmas ve li farò vedere perché sono tutte cose che andrò ad indossare nei prossimi giorni. Possiamo cominciare. La prima cosa che ho preso è un completo formato da questa maglietta, che è una maglietta corta, diciamo, sulla vita, e ha anche questo elastichino cioè questo laccetto per stringerla e fare effetto palloncino. Ha i polsini sulle maniche, è un po' più scollata della solita maglia, diciamo con lo scollo tondo. Per quanto riguarda il tessuto è bello spesso, però non è pesante, infatti assolutamente non è felpata, quindi tiene caldo, però non è eccessivamente pesante. E la parte di sotto invece è questo pantalone, anche questo con polsini sulle caviglie, tasche e elastico in vita. Devo dire che veste giusto, io ho preso una S veste giusto, anche se l'unica cosa è che lo trovo un pochino rigido come tessuto, ma penso che lavandolo una o due volte poi si ammorbidisce. E io questo l'ho preso da utilizzare come pigiama e lo trovo molto carino perché in realtà potrebbe sembrare anche una tuta per stare in casa, quindi sotto questo punto di vista lo trovo molto versatile perché appunto io l'ho preso come pigiama, ma potreste utilizzarlo anche come una tuta. La prossima cosa che ho preso è uno dei miei capi preferiti. Ovvero si tratta di questo maglioncino, anche questo è un maglioncino crop con l'elastico in vita, ha tutta questa lavorazione sia sulle maniche ma anche sul davanti e ha un po' di colletto alto ma non eccessivamente alto perché ad esempio a me danno fastidio i colli dei maglioni troppo spessi. Invece questo è molto carino e sembra fatto a mano, è super morbido, super caldo, quindi è davvero molto consigliato, bellissimo. Questo non vedo l'ora di indossarlo. Anche il colore di questo beigeolino molto tenue, stupendo, lo trovo davvero bello e adatto a questo periodo. Andando avanti, ho preso questa maglietta, una classica direi lupetto, fatta a costine. Tra l'altro è elasticizzata. E quindi rimane bella aderente, ma è super morbida anche questa. Questa l'ho presa sia nera che di questo bianco sporco, beigeolino chiaro, diciamo. E queste io le vedo abbinate con qualsiasi cosa, perché potete metterle sia come sottogiacca, sia con un bel pantalone a vita alta e questa infilata dentro, magari mettendo una collana un po' più importante. Non lo so, io queste le trovo super basiche e mi piacciono tantissimo. Anche il prossimo capo che ho preso, come l'ho visto su Shein, ho detto vabbè, questo deve essere mio perché è veramente troppo bello. Si tratta di questo maglioncino che io trovo veramente troppo troppo carino e sembra un maglioncino semplice, nero, e molto più leggero rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima a beigeolino. Infatti questo per metterlo credo che dovrò indossare anche una maglietta sotto perché sennò fa freddo, cioè non so se riuscite a notarlo, ma è un po' traforato e la particolarità è che ha questi tre cuoricini. Adesso provo a farveli vedere così. Sono appunto tre sul davanti che rimangono proprio in questa zona e lo trovo bellissimo, super delicato e anche carino perché ha queste maniche a sbuffo e quindi ho detto no, vabbè, devo prenderlo perché io sono innamorata di tutto quello che ha dei cuori, tant'è che ce l'ho anche tatuato un cuoricino. Perché mi piacciono tantissimo e quindi come l'ho visto ho detto deve essere mio. L'unica cosa è che questo veste un pochino più largo, non è aderente come le cose che vi ho fatto vedere fino adesso, però anche la lunghezza di questo è giusto, non è un maglioncino crop. La prossima cosa che vi faccio vedere è un abbinamento che ho fatto io, nel senso che su Shein questi due capi sono venduti singolarmente, ma io ho deciso di fare un completo perché volevo qualcosa che mi andasse a sostituire il pigiama che vi ho fatto vedere all'inizio, quello grigio. Nel caso in cui non mi fosse piaciuto e quindi ho creato io, diciamo, un pigiama, cioè ho preso questa maglietta che
che è bella, lunga, morbida, è una maglietta semplicissima, è un pochino leggerina, questo sì, però è davvero morbidissima e super comoda. E poi gli ho abbinato questi leggings rosa e quindi in questo modo ho creato un pigiamino. Perché io con i leggings rosa, poi per carità, se vi piacciono i due capi divisi, alla fine non erano venduti come pigiami, quindi potete anche uscirci. Però ecco, io i leggings rosa per uscire non li metto, ma abbinati sotto il pigiama, secondo me viene un completo carino. L'avevo preso come sostituto nel caso appunto in cui non fosse andato bene il pigiama che vi ho mostrato all'inizio, però poi alla fine il pigiama simil tuta mi è piaciuto. Questo qui anche, quindi alla fine li ho ottenuti, tanto un pigiama in più serve sempre. E quindi niente, ho fatto io questo abbinamento. Così. Tra l'altro trovo che questi due colori insieme siano super carini. L'altro capo ha anche una cosa semplicissima, ovvero si tratta di questo leggings, fatto così, super semplice. Grigio, mi serviva per stare in casa e anche da abbinare ad un altro pigiama che ho, che è una maglia un po' lunga e quindi mi serviva qualcosa da abbinargli sotto e quindi ho preso questo leggings. Sono dei leggings semplicissimi. In realtà dovrebbe essere uguale a quello rosa che vi ho fatto vedere prima perché semplicemente ho selezionato due colori diversi, però quello rosa è un pochino più scivoloso, infatti rimane anche un po' più lucidino, tra virgolette, ma niente di eccessivo. E invece questo qui è proprio un leggings di cotone. Anche questo con l'elastico bello alto e super semplice. Per quanto riguarda i capi d'abbigliamento sono finiti qui. In realtà avevo preso ancora una cosa che era fatta tipo maglioncino, però con lo scollo a V aveva un pantaloncino sotto, cioè diciamo era un vestitino fatto a maglioncino, però col pantaloncino invece che essere aperto proprio a vestito, ma l'ho dovuta mandare indietro perché era davvero troppo corta. E poi avevo preso anche una tuta, un completo di una tuta marrone, però sinceramente era proprio una roba sintetica, quindi queste due cose le ho rimandate indietro. Infatti non le ho qui da farvi vedere perché ho già fatto il reso. Le cose riguardanti l'abbigliamento terminano qua. Poi ho preso anche delle altre cosine, di cui una la state vedendo già in questo momento, ovvero avevo bisogno di una nuova fodera per la mia sedia, perché la mia si era tutta rovinata, strappata, era di IKEA, ma di tanti anni fa, e quindi ho preso questa qui. E sono rimasta davvero contentissima perché la trovo super carina, anche un po' lavorata, però non è eccessiva. L'ho presa bianca perché mi serviva di questo colore, perché secondo me si abbina di più alla mia camera. Altro acquisto che ho fatto invece l'ho preso in vista del mio compleanno, perché io faccio il compleanno il 20 dicembre, quindi ci siamo quasi, e ho preso questi, non mi viene il nome, non sono stencil, ma non mi viene il nome, comunque queste scritte per la torta. Ne ho prese due perché avevo capito dall'immagine che erano sottilissimi e non volevo che prendendone uno magari mi arrivasse rotto e quindi rimanevo fregata. Quindi ne ho presi due, ma in realtà sono arrivati integri, quindi fa niente, li riutilizzeremo anche per qualche altra festa, per qualche altro compleanno. Ma sono fatti veramente troppo troppo bene. Stavo controllando se la scritta fosse giusta, ma mi sembra di sì. Quindi fatti super bene. Il colore rispecchia esattamente quello che c'era in foto e poi lo trovo adorabile perché appunto ho anche i cuoricini, quindi l'avevo scelta apposta. Lo trovo davvero super super carino. Poi ho preso altre due cosine che invece riguardano, diciamo, le cose per le unghie. Infatti io faccio il gel da sola e mi piace sperimentare sempre. E quindi ho trovato questi, che sono questi pezzettini di carta, diciamo, tipo carta argentata. In realtà non è che è la carta spagnola, è una carta che si fa apposta per fare le decorazioni sulle unghie. Ma tanto poi credo che la utilizzerò, quindi vi farò vedere quale sarà il risultato finale. Quindi ho trovato questi tre vasetti che sono dei tre colori, argento, oro e una specie di bronzo oro rosa, ecco. E ho voluto provare perché voglio provare a fare un lavoro sulle unghie, quindi mi servivano. Altra cosa che ho preso, sempre per quanto riguarda le unghie invece, è questo stampino. Questo praticamente ho visto che lo utilizzano per fare il French, cioè dovrebbe essere che
si mette il gel o lo smalto, penso funzioni con entrambi, e poi premendo dovrebbe rimanere il disegno del French soltanto, diciamo, da rifinire, però il grosso dovrebbe farlo questo stampino. E per chi fa le unghie sa quanto è difficile, quanta precisione ci va per fare un bel French, e quindi ho detto, boh, perché non provarlo? Quindi poi vi farò sapere se effettivamente fa il suo lavoro o se è una cavolata. L'ultima cosa che vi faccio vedere riguarda invece l'ambito make-up o meglio skincare, e sono di nuovo queste spugnette che vi ho fatto vedere che ho preso anche nella haul precedente. Questi vi avevo detto nello scorso video haul di Shein che li avrei provati per la prima volta, infatti li ho provati e chi mi segue su Instagram sa che ormai non ne posso fare a meno perché li trovo super comodi, sono un ottimo sostituto ai classici dischetti di cotone usa e getta, quindi ne ho comprati ancora perché mi trovo benissimo, ormai mi strucco soltanto con questi, ma poi sono veramente morbidissimi, quindi passarli sul viso è una coccola. Allora io ho finito, vi ho fatto vedere tutto quello che avevo comprato, come sempre fatemi sapere qual è la cosa che vi è piaciuta di più e qual è quella che invece vi è piaciuta di meno. Come vi ho detto all'inizio, se siete interessati a vedere queste cose come vestono, sicuramente nei prossimi giorni le metterò e girando i vlogmas vi basterà guardare il vlogmas per vedere come vestono appunto. Tanto vi faccio sempre vedere come mi vesto perché secondo me può essere una cosa carina e interessante. Questo è tutto, ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacio.